Noi, mio marito era un fotografo. A un certo punto siamo caduti nella più totale povertà della vita. Ho chiesto aiuto perché non potevo stare più dove che abitavo. Perché anche là era una casa umida, vecchia, tu te la ricordi la casa? E quindi non potevo più stare e ho chiesto aiuto al comune. Il comune gli ho detto: come noi vi aiutiamo a voi quando è il tempo dell'elezione, voi dovete aiutare a noi. E allora veramente mi hanno dato un aiuto, tutti mi hanno dato questa casa, io ero felice. Ho testimoniato pure che avevo questa casa meravigliosa, solo che manco un paio di mesi mi sorge questo problema della fogna solo da me perché è discesa. Ed è entrata la fogna, me l'hanno lasciata 3-4 giorni. Mio marito con l'Alzheimer me l'hanno tenuto dalle suore. Io ammalata con un focolaio polmonare, ricoverata al policlinico. Ho dovuto lottare, mi vennero a pervenire ad aggiustarmi la fogna, sono venuti, poi dopo altro un anno e mezzo così, di nuovo, la stessa medesima situazione. Quando sono qua che ho avuto sempre questo problema, ora basta, ora dico per favore aiutatemi. Metto una busta di plastica. Quando devo fare i miei bisogni, poi la chiudo, la metto in un'altra busta e la vado a buttare nella spazzatura. Ora, ultimamente mi è uscita tutta la fogna dentro. Hanno fatto le foto, ho fatto la denuncia, è venuto l'ingegnere del patrimonio edilizio. Non dico, non voglio dire perché non mi sembra onesto, perché io sono onesta. È venuto un assessore qua a questo punto, c'era una donna, ora non c'è più, che è morta. E lei stessa mi ha detto: fidati Maria, se ti ha detto, se ti ha promesso, lo farà. La prima volta, la seconda volta, quando è uscito il bando che si dovevano comprare le palazzine, ho fatto parlare a tutti, poi educatamente mi sono alzata e gli ho detto: io sono la signora Tizia, la signora nostro. Siccome io non ho mai pagato perché mi avevano detto che mi facevano il bagno e da quando abito in questa casa che io sto morendo, ora vedete il resto della casa com'è, tutta la cucina, tutta la camera da letto, tutta la stanzetta dove sto dormendo io per ora, ora non posso stare più perché sono con un enfisema polmonare. Nedime polmonare, artrite reumatoide, mi sto massacrando dell'umidità. Quindi vi prego di avere pietà di me. Ah, sono venuti, l'altra sera è venuto il geometra. Ora, perché non hanno soldi? Si sono incavolati perché non hanno soldi. È vero, non avete soldi, se è vero. Però non potete lasciare una vita così. Un'anziana, fra poco faccio 70 anni. Malata di cuore in questa razza di maniera, non lo so io. Ma non posso stare più io. Guardate là, si sta mangiando pure il coso e si vede il ferro. Tutto, non vedete? Ieri sera ho attaccato la stufa e ringrazio a Dio perché mi fece una scintilla, perché è proprio su un coso della. Che sto avendo dolori fino alla testa. Che puzza. Qua c'è tutta la doccia, qua c'è l'acqua. Io ho imbavagliato così. Quando è venuto il fontaniere mi ha detto: tenete questo coso, perché giustamente poi tutto qua sporco. Posso respirare?
Questa è la bacinella, dove sto andando? Questo mi fa piacere se la riprendete. Ho lasciato la porta aperta perché tutto qua dietro. Tutto qua, non vi faccio vedere là dentro perché non hai fatto, giriamo qua, questo. Tutto di là a qua, tutto. Sposto. Ci sono topi, volano cose. La schifezza. No, non dite per chi per c'è fogna ancora dopo. Sto male, non posso andare più in bagno perché uso una bacinella e me ne vergogno anche per la mia città, perché è una città meravigliosa. Delle persone meravigliose e si stanno comportando male, male, male.